Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 9 delle Sticks and Pad Nights. Dirette dedicate alla super workout da 2 ore per sviluppare le mani di livello avanzato. Vi ricordo che siamo a quello che si chiama livello 2. Questo workout è associato al videocorso. Cerco di mettermi dritto, ecco, il video corso 2 hours workout livello 2 e lì trovi tutti gli esercizi che noi facciamo in diretta. Ho dovuto fare così perché altrimenti durante le dirette più che chiacchierare non è che si potesse fare. Invece in questo modo avete la possibilità di scaricare gli esercizi, guardare i video relativi a questi esercizi per prepararsi alle dirette e poi durante le dirette li facciamo semplicemente in sequenza. Ho creato delle versioni short, un po' più corte per alleggerire la diretta più che il lavoro a casa. Non è un alleggerimento di lavoro, è un alleggerimento per la durata della diretta. Poi ognuno a casa si gestisce il tempo come vuole. Allora, nei miei esperimenti, nei miei studi che ho fatto in questi giorni, il workout binario, che è l'argomento di oggi, più il ritual dei rudimenti, dura esattamente 59 minuti e qualcosa. Quindi siamo arrivati all'ora, che era lo scopo principale, prioritario che ci eravamo posti, cioè fare il workout binario e quello ternario, ognuno entro un'ora, in modo da avere tutti i giorni un'oretta di workout, diciamo così, di riscaldamento prima di sedersi alla batteria. Ovviamente adesso siamo arrivati a un punto tale che tutto sta dentro un'ora, quello ternario è più breve, lo sai, perché il BPM è più veloce e gli esercizi sono più corti, per cui quello sta ampiamente sotto l'ora. Ma siamo ancora a 82 bpm. Il nostro scopo è arrivare a 96, per cui a 96 penso che durerà questo qui, il binario, che è quello più lungo, durerà al massimo tre quarti d'ora, mezz'ora. Adesso non lo so, piano piano lo scopriremo. L'ideale sarebbe una mezz'oretta, 40 minuti, in modo che la mattina, tipo adesso sono le 10 della mattina, io mi siedo al pad e mi riscaldo con questo workout, ok? Ovviamente la mattina non so voi, ma io ho proprio la pressione bassa, per cui devo un po' far arrivare un po' di sangue alle mani. Allora, intanto sistemiamo subito i fogli. Ah, premessa, ho notato che alcune cose con le bacchette da marching band cominciano a essere faticose per me. Perché soprattutto se le faccio su questo tipo di pad, questo è il pad italiano HeatBeats, che è diverso dal Real Feel, classico vecchio Real Feel, perché questo è un pad che non è fatto di legno, ma è tessuto incollato, vari strati di tessuto incollato, infatti si piega, ok? Non è legno, si piega. Il fatto che si piega indica una certa morbidezza e quindi quando la bacchetta picchia il pad affonda di più, c'è cioè meno rimbalzo, un po' come suonare sui timpani forse. Per cui essendo un rimbalzo limitato rispetto a quello del Real Feel di questo tipo di pad con il legno sotto e questo tipo di gomma, la bacchetta torna su con più fatica, per cui dobbiamo lavorare più duro noi con i nostri polsi e le nostre dita. Però alcune cose come per esempio lo studio degli accenti con le mani all'unisono, con la Möller quindi, ho notato che a questa velocità faccio molta fatica e allora ho deciso che quella parte degli esercizi le farò usando le bacchette che uso per suonare la batteria, cioè delle normalissime 5B, sempre modello The Drum Booster di The Drum Booster, Mr. Drum, siamo tutti una famiglia in pratica. Per cui adesso la prima parte, quella di stick control e endurance, le farò con le bacchette a marching band e ti invito a fare la stessa cosa. Io
Invece la parte degli accenti le farò con le bacchette da batteria e invece quando torniamo ai rudimenti riprenderò le marching band. Per cui alla fine di questo video, perché adesso è prioritario fare gli esercizi, vorrei sottoporvi una ulteriore idea che ho avuto per quello che avevo esposto la settimana scorsa, per il mega corso per batteristi ninja, chiamiamoli così. Sto aggiungendo materiale intanto che mi vengono le idee, io ve le sottopongo, così poi voi potete dirmi se è una cosa interessante oppure no. L'inquadratura è tutta storta. Vediamo se riesco a migliorarla. Ecco. Così è già un po' meglio. Anche se sembra che io penda da questa parte o dall'altra. Va bene, allora sistemiamo i fogli. Ah, essendo il ritual dei rulli quello che mi dà più fastidio, perlomeno a me, ho deciso di spostarlo nella scaletta. Cioè, prima faremo lo stick control, l'essential sticking combination, poi l'endurance, poi lo studio degli accenti a colpi singoli di arto forte e di arto debole, poi lo studio degli accenti con le mani all'unisono, tutto Möller, e poi lo stesso studio fatto con i rulli, quindi questa prima parte è tutto uguale, e invece che partire con i ritual, con il flam, partirò con i rulli, ok? Perché ho notato che arrivo un po' cotto verso la fine e faccio un sacco di errori dovuti a distrazione. Per cui lo anticipo, non succede niente. Anzi, una cosa che ti consiglio di fare è ogni tanto cambiare l'ordine giusto per avere cose diverse. Per cui mettendo in ordine i fogli, l'ultimo sono i diddle, il penultimo quindi sarà il drag. Ok, se lo trovo. Drags Ritual, eccolo qua. Penultimo sarà il drags, sono tre pagine. Uno, 2 e 3. Poi ci sarà il flam, tre pagine, 1, la posso fare, 2, 3, e abbiamo detto il primo dei ritual sarà questo dei rulli. Ancora non lo so bene a memoria, a forza di variare, accorciare, per me è diventato un nuovo esercizio come per te. Per cui questo è il ritual dei rulli. Ok, poi c'è gli accenti, lo studio degli accenti a mani all'unisono, quindi uno. No, prima c'è i rulli, poi c'è lo studio degli accenti con le mani all'unisono, ma l'esercizio abbiamo detto usiamo lo stesso, non occorre stampare quello con tutte le note rullate, le note non accentate rullate. Poi invece c'è quello un po' più lungo per i colpi singoli, lo studio dei colpi singoli. Ok, eccolo qua. Pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4. E poi c'è l'endurance e il primo lo stick control. Pagina 3, pagina 4. Ma c'è l'endurance. L'endurance non lo metto nemmeno, lo so a memoria. E lo stick control. Per cui il click dello stick control me lo metto al doppio di 82, cioè a 164, giusto perché quando va nei dispari, se no mi si confondono le idee, no? Ok, fogli sistemati. Siamo pronti per partire. Allora, un po' di stretching l'abbiamo fatto, soprattutto se è mattina, come in questo caso per me. Ah, la mattina è durissima. Bisognerebbe andare a correre la mattina, bisognerebbe. Ah. Un po' di stretching, un po' stretching, le mani, i polsi,
Ok, andiamo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 1, 2, numero 8, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 11, 1. Quattordici, quindici. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sei battute per mano. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 8 battute. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finger control, 4, 5, 6, 7, 8, e ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5,
facile, no? Archiviamolo subito senza riposare troppo, altrimenti lo scopo del workout se ne va. Andiamo dritti agli endurance, ok? E l'endurance invece lo facciamo con il metronomo 82, che ci metterò sopra degli ottavi. Metto il metronomo 82. Potrei metterlo anche in 4 quarti, visto che ci sto. Uno, due, tre. Scusami, ho deciso che giusto per ritornare al discorso di prima di fare delle variazioni durante il workout, l'altra volta salivamo con i singoli e scendevamo con i doppi, oggi facciamo il contrario. Saliamo con i doppi e scendiamo con i singoli, ok? Uno, due, tre, quattro, andiamo. Indietro.
Sì. Potrebbe essere una buona idea, mi è venuta strada facendo e mi ci sono anche distratto sopra, switchare alla tecnica all'impugnatura francese, che è questa con i pollici verso l'alto, perché sulla batteria serve tantissimo e la sinistra, lato debole, nel mio caso la sinistra, è meno abituata a sentire la bacchetta in questa posizione. Per cui purtroppo mi è venuto in mente tardi, ma potevamo usarla anche durante l'ESC, quando abbiamo le ultime sequenze, tipo 6 battute, 8 battute, switchare dalla tecnica, chiamiamola americana, questa col palmo quasi orizzontale, alla francese, giusto per allenarsi un po' anche su questa. Sento che mi scappa. La traiettoria non è la stessa, lo vedo. Vedi che la punta della sinistra è ballerina come centro, non riesco a indirizzarla sempre nello stesso punto, con la stessa facilità della destra. Thank you.
l'azione del finger control su questa impugnatura, una combinazione anche di spostamento di pollice, non so se riesci a vedere. Cosa che a sinistra non funziona bene come a destra. Vabbè, magari nei prossimi workout la introduciamo, adesso che mi è venuta questa idea. Bene, adesso andiamo a sempre 82 a il lavoro sugli accenti. E allora, come ho detto prima, switcho bacchette. Ok, cambio le bacchette, vado su queste più leggere. Se certo, dopo di quelle sembra di avere in mano gli stecchini dei cinesi. Andiamo, colpi singoli, così come scritto, con i ritornelli come scritti, usando la Müller possibilmente. Vado. Ok,
Thank you.
questo che era quello più lungo abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare quello più duro, ok, quello con le mani all'unisono, e ti garantisco che qualche problemino comincerà a darlo, perché comincia a essere una velocità piuttosto sostenuta. Quindi adesso andiamo a fare lo schema numero 1. Forse si riesce. Ok. Ok, andiamo. 1, 2, 1 e 2. Stamattina evidentemente non era ancora ben pronto. Ok, andiamo subito avanti e lo facciamo con i rulli di arto forte, partendo di arto forte e poi di arto debole. 1 2 1 2 1 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
3, 4. Regola che mi sono dimenticato di raccomandarmi: chiudete tutto ciò che dà notifiche, quindi spegnere il cellulare e chiudere la posta. Ok, via, vattene, altrimenti continua a darmi notifiche. Ok, allora anche questo l'abbiamo concluso e torniamo alla parte dei rudimenti con i bacchettoni. Ok, fa caldo, comincia a fare caldo oggi, per fortuna, vista l'acqua di ieri. Allora, abbiamo detto che il più antipatico, perlomeno per me, è quello dei rulli, per cui adesso ci bevo su un goccino. Ok, e riparto. Riparto, posso mettere 4 quarti, tipo così.
Pacchettoni. Pronti. Vado. Uno. No, tolgo gli ottavi, scusa. Uno, due, tre, enda. Quattro, enda. Uno, enda. Due, giro le mani in da. Lo rifaccio, rullo a 7. 1, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, 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 enda, 1, enda, 2, rullo a 9. Tenda, 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 tenda,
17. Giro le mani. Tripli. Three and four and one. Giro le mani. Press. Giro le mani. E anche i rulli ce lo siamo tolti. Beh, di solito va peggio, vuol dire che lo sto un po' imparando, un po' memorizzando. Adesso andiamo al nostro classico flemma. Ok, andiamo subito subito. 1, 2, 3 e 4. E cambio tecnica. Four.
flamma Q. Andiamo lì, andiamo tutto di destra. Di sinistra. Alterno. Sestina di destra. Paradito. Sinistra. Squissarmi. Tre, fa e giro le mani. Fa, fa, tu, tre, fa, fa, tu. Giro le mani. Fa, one, two, three, fa, one, three, and a fa, and a one, and a three, and a three, and a fa, and a one. And three, flame drag, and one, and two, and three, and four, and one. Three, and a fa, and a one. Two, three, giro le mani. Bene, anche il flam è archiviato. Comincia ad essere impegnativo, è molto impegnativo, molto impegnativo, soprattutto con queste mazze enormi. Va bene, è questione di allenamento. Andiamo al drag. 1, 2, 3, 4. Alterno. Giro le mani. And a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one. And a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one. Three and a four.
abbastanza antipatico a sta velocità, eh? Guarda un attimo più. Lo vedi, antipatico, l'ho detto. Anche quello dopo non è male, eh? Le mani, 3, 4, 1, 2, 3, 25. Più di sinistra. Comincia a essere anche questo bello sfidante, eh? Sui ratamacchiù diventa interessante, più che interessante è tosto, ok? L'ultimo, quello dei Deaton, semplice, veloce, il migliore, no scherzo, il migliore è quello più antipatico, quello dei rulli, giusto? 2, 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2. And a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 3, and a 4, and a 1, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 2, and a 3, and a 4. Distrarsi un attimo, eh? Ma non c'è niente da fare, eh? Aiuto! Che miseria. Thank you.
3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 1 2 3 4 stop. E non c'è niente da fare, se mi distraggo un attimo, ormai siamo a una velocità tale che basta una distrazione e parte tutto, la coordinazione parte. Vabbè, pazienza, sbaglio io, l'importante è che anche se sbagli anche tu non è un problema, eh? Non è un problema, sbagliare non è un problema. E l'importante è fare gli esercizi, cioè tenere le mani in movimento, poi si torna sull'esercizio che ti ha infastidito e ti ha fatto sbagliare, ok? Come ho fatto io prima, buttandoti fuori magari dalla sequenza dell'esercizio, ok? Per cui, come vedi, siamo stati dentro l'ora, tranquillamente. Tranquillamente, mica tanto, però ci siamo, ci siamo. Prima di concludere questa fake diretta, volevo anticiparti quello che ti avevo detto all'inizio, cioè sto sempre ragionando sul programma Un anno fondamentale e ho deciso che aggiungerò un altro bonus, un altro plus. Durante le lezioni private, le 4 ore che i pochi fortunati che avranno accesso a questo programma faranno in studio con me, nel mio studio privato qui a casa mia, lavoreremo sull'applicazione alla batteria degli esercizi che studiate a casa dai videocorsi, ok? I videocorsi saranno completamente tutto il pacchettone di Universal Technique, quindi polsi, accenti, rimbalzi, piedi, finger control, Müller, stickings, combi mani piedi, dinamica, non mi ricordo quale altro, vabbè. Quelli lì sono 10-11 corsi, però i videocorsi sono tutti, ovviamente trattandosi di fondamentali, tutti sul pad, cioè metronomo, pad e esercizio. Il plus che voglio dare a chi si aggiudicherà i 12 posti che saranno a disposizione per questo programma, il plus sarà che dedicheremo una parte delle 4 ore, probabilmente l'ultima, all'applicazione alla batteria di questi esercizi fondamentali, secondo degli schemi precisi e non a caso, sempre seguendo uno schema. Lo sai, io sono maniaco di schemi, sono cintura nera di schemi, perché? Perché siamo ancora nella fase di costruzione, ok? Non siamo nella fase sono sul palco e suono con Cicorea, siamo pelo prima, pelino prima. E per chi ha avuto la fortuna di suonare con quei grandi artisti è per forza passato per questa fase qua, ok? Per cui per essere creativi al volo, cioè mentre si suona e si improvvisa, per avere sempre una soluzione, adesso non è una questione di suonare il jazz, che è la musica dove si improvvisa, perché improvvisiamo sempre. In realtà, anche se stai suonando pop, ogni sera che lo suoni, anche se la tua parte è prestabilita, tu non sei un robot che segue un file, ok?
Ogni sera è diverso, cambiano le condizioni, cambia l'accordatura, caldo, freddo, stanchezza, per cui devi sempre avere quel margine di potenza di calcolo per poter gestire quelle che si chiamano interferenze, per cui improvvisi sempre, ok? Magari una sera fai un fill, una sera ne fai un altro, una sera apri il Charleston da una parte, metti un drag da un'altra, fai un flam, cioè noi non eseguiamo mai la stessa cosa due volte, è impossibile, no, non saresti un essere umano, ok? Per cui, prima di buttarsi in questo tipo di cose, bisogna costruirsi una preparazione alle spalle. E allora ho deciso di aggiungere questo bonus dove praticamente seduti alla batteria di fronte uno di fronte all'altro, quindi due batterie, non una batteria, una per te e una per me. Lavoreremo sugli schemi di applicazione degli esercizi alla batteria. Ne ho a tonnellate e sono sempre gli schemi che ho usato io per me. Magari li adatteremo a te, però questo è. E in più sto andando avanti sul videocorso che riguarda la parte teorica. Mi spiego. Lo so che ai batteristi questa cosa non piace, ma se dopo che hai fatto un anno con me e quindi ti sei fatto un mazzo incredibile, perché ci faremo un mazzo incredibile per soli 11 mesi, 10-11 mesi, per cui non sarà un periodo della tua vita eterno, non sarà come iscriversi al college, all'università o al conservatorio che dura 3-5 anni, qui si tratta di un anno solo. Quello che io voglio che tu riesca a fare è fatto un anno con me che non vada perso. Nel senso che se tu poi decidi di iscriverti al conservatorio o a una scuola che rilascia un qualsiasi certificato che io non posso rilasciare, sai che succede? Succede, ed è già successo, sto facendo questo lavoro perché è già successo questo problema, quando vai a iscriverti a una scuola e sei molto bravo a suonare la batteria, ma non sai niente di teoria e armonia, ti mettono al corso di batteria pari al livello della tua preparazione di armonia. Quindi se tu sei un secondo o terzo livello, secondo ipotesi, hai fatto un anno con me, dovresti entrare al secondo di batteria, ok? Ma tu di teoria e solfeggio non sai nulla, perché di solito quando si va a lezioni private da un batterista si fa lezione privata di batteria. Fai l'audizione di teoria e armonia, non sai nulla, perché magari non ti sei preparato da solo. Ti mettono al primo anno di batteria perché sei al primo anno di teoria. E questo è molto frustrante per te. Uno, perché rifai le stesse cose con gente con una preparazione molto più scarsa della tua. Per cui è veramente no, non è fattibile, non è una cosa che ha senso. Perderesti un altro anno, allora dici: allora cavolo, perché ho fatto tutto quel lavoro con Ruggero? Mi iscrivo direttamente a questa scuola. E invece no, perché la differenza delle scuole, che le scuole fanno le lezioni collettive, l'insegnante non segue te da un punto di vista microscopico, non lavora su di te se la classe è collettiva e poi deve seguire un programma, non hanno i videocorsi per cui tu non puoi studiare a casa per conto tuo, ti devi trasferire, insomma, poi quando ti spiegherò il funzionamento di questo mega programma, capirai perché conviene fare un anno con me nel modo, nello schema, con lo schema che ti esporrò io, piuttosto che trasferirti a Milano, ipotesi a Roma o a Bologna, dove vuoi tu, se non sei ovviamente del posto, e pagare una scuola di alto livello, ok? Perché con me non farai un anno di basso livello, farai un anno di ultra livello, chiamiamolo ultra livello, mi piace, livello atomico. Per cui ti accorgerai che spenderai molto di più a iscriverti a una scuola e avrai di meno. Per cui il primo anno sui fondamentali, che sono la cosa più importante, poi quando andrai a scuola e suonerai jazz, rock, funk, quando i fondamentali delle mani e dei piedi e della coordinazione ce li hai, vedrai che sarà tutto più semplice. Ma non voglio farti andare a fare un'audizione in una scuola con questo handicap, perché ti porti dietro un handicap. È successo a me, ti racconto brevemente questa storia. Io andavo a lezioni private di batteria, ok? Anche se ho fatto un paio di anni negli anni 80 al CPM, quindi ho fatto anche teoria e armonia, ma dopo un anno di militare non ti ricordi più niente? Niente. Quando andai nel 92 a fare i corsi estivi della Berklee a Perugia, durante Umbria Jazz,
siccome quello è un college, l'audizione iniziale fu batteria e gli disse: beh, però ammazza, suoni bene, conosci un sacco di cose, leggi la batteria, insomma, sei a un livello avanzato. Siamo andati a fare l'audizione di teoria e armonia, cioè un autistico sembravo, non sapevo niente. Questo mi suonava gli accordi e mi chiedeva che specie d'accordo è, maggiore, minore. Io lo guardavo, niente. Che scala è, maggiore, minore, minore armonica, io non, addirittura che intervallo è, niente. Proprio consegnai in bianco tutto e questa cosa influì su un fattore molto importante, cioè la borsa di studio per andare anche a fare solo un semestre alla Berkeley è impossibile prenderla perché hai questo handicap enorme. Detto questo, ti lascio e buon lavoro, buono studio e ci vediamo in settimana, ok? Cercherò di farmi vivo con magari un'altra diretta o altri video di preparazione e intanto cercherò di capire se riesco a sistemare il problema della diretta, perché una diretta come quella di ieri sera è inutile, vedi, mi ha toccato rifarla, mi ha toccato perdere altre 2 o 3 ore. Tutto perché io ho una connessione inefficiente, per cui devo sistemare la qualità della mia connessione. Ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, studia, fammi sapere, metti nei commenti sotto, scrivimi come procede, quali sono le difficoltà che stai incontrando e io cercherò di risponderti il più rapidamente possibile. Magari con un altro video, se vedo che c'è una difficoltà, condivisa, potrei fare un video solo per rispondere a quella domanda, per cercare di risolvere solo quel problema. Ok? Dai, ci vediamo durante questi giorni, mi raccomando, tienimi informato e pratica. Buona settimana. Ciao.